Sono tornata di nuovo da Primark e oggi vi faccio vedere cosa ho comprato, ma prima di mostrarvelo, ovviamente, sigla! Yolanda Switch. Hello everyone, eccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao a tutti amici, io sono Yolanda Switz ed oggi sono tornata con un nuovo video di acquisti haul. Vi faccio vedere cosa ho comprato da Primark. Noi ho approfittato per fare un altro pochino di compere, di shopping. Primark, che sapete che è uno dei miei negozi ovviamente preferiti, perché Daniele non ci era mai stato, quindi siamo andati insieme. Mentre lui vedeva delle cose, io ho fatto il giro per i fatti miei, perché quando sono da Primark devo stare tranquilla. Infatti, come potete vedere, un altro bustone pieno di cose comprate. Prima di iniziare questo video, vi piacciono i video di shopping haul, altre cose, se volete vedere sempre i miei acquisti, lasciate un pollice in su, iscrivetevi e attivate la campanella, perché tutti i giorni alle 14:30 sul mio canale Yolanda Switz ci sono nuovissimi video. Prima di cominciare questo video, voi dovete indovinare quanto ho speso il totale preciso. Ho speso 153 euro, 173 o 180. Indovinate, avete visto prima qui nell'immagine di copertina, se siete stati molto attenti, tre cosine. Ora vi faccio vedere proprio quelle tre cosine. Iniziamo da quelle. Allora, ho comprato questi, dovrebbero essere degli UGG, però in realtà sono ovviamente copia degli UGG. Queste scarpette così, raga, sono comodissime, ve lo giuro. Io le avevo, purtroppo si sono rotte perché le ho da un sacco di tempo, quindi siccome si sono rotte le ho voluto comprare nuove. Sono di nuovo di moda, pelusciose, sono comode. Se non mi ricordo quanto le ho pagate, ho preso il numero 37. Un'altra cosa che ho preso, che avete visto qui, è questo. Ho voluto comprare questo kit per le imperfezioni del viso. Io purtroppo, per i miei vari problemi, ho tante bolle. Ho comprato questo kit che ho pagato 12 euro. Mi sono letto ovviamente tutti gli ingredienti ed è veramente molto buono. Questo kit è composto da tre cose all'acido salicidico. L'acido salicidico è buonissimo per i brufoletti. Nel kit ci sono queste tre cosine, ossia questo per lavare il viso, questa crema verde, ragazzi vi giuro è verde, e poi c'è questo siero sempre all'acido salicidico. Per il momento lo sto facendo da 3 giorni e vi devo dire che la pelle la sento meglio. Poi avete visto anche un'altra cosa qua sopra. Di questo ci voglio fare un video apposta, anche se solo di quello, perché sicuramente, e già lo so, che lo dobbiamo modificare insieme. Quindi ci farò un video apposta dove lo aprirò, lo analizzeremo e lo modificheremo. È uno slime di Primark. Questo slime l'ho pagato 3,50 euro e dovrebbero essere 3 in 1. Questo che è proprio un party slime, quindi secondo me l'ho visto una ragazza su TikTok che lo prendeva e non era molto carino. Poi questo che praticamente è una tipo sabbia cinetica, e questo che lo chiama fluffy slime, secondo me è una clay. E qua invece ci sono dei glitter. Lo proveremo insieme, lo apriremo insieme in un prossimo video, quindi state molto attenti e connessi sul mio canale. Poi ho comprato questa maglia, che è davvero, questa maglia, questo maglioncino è davvero bellissimo ed è rosa. E niente, è semplicissimo, vi dico che è davvero morbido. Poi ho preso queste ciabattine, che in realtà le ho riportate a casa solamente per farci il video, ma le devo riportare da Daniele perché sono per casa di Daniele. All'interno c'è tipo memory foam per mantenere il piede morbido. Sono davvero carine, mi piacciono, sono marroncine col peluscetto. Numero 38-39, lo sapete che io prendo sempre un numero in più. Altra cosa che ho voluto prendere sono queste scarpe, che sono simil Nike praticamente. Le stavo cercando da un sacco di tempo, mi piacciono ragazzi, solo che le Nike così costano tipo un occhio dalla testa. Ho trovato queste, le ho pagate pochissimo. Comunque queste sono le scarpe in questione qua con lo strappo, quindi se vi piacciono le Nike, le simil Nike, da Primark le trovate. Davvero belle raga, le ho già provate e sono comodissime. Prossima cosa, ho preso delle spugnette, perché tutte quelle che avevo le ho buttate tutte, perché anche se le pulivo restavano sempre un po' sporche, ho preferito quindi buttarle. E sono queste spugnette qua, tranquillissime per il trucco, dalla più piccola alla più grande. Guardate, questa qua è buona per il contorno occhi. E ho voluto prendere quindi queste spugnette pagate 3,50 euro. Questo pantalone, raga, è comodissimo, normalissimo, marrone, tutto sfrangiato sotto. Davvero, davvero bello. Anche questo non mi ricordo quanto l'ho pagato, perché ho tolto l'etichetta, ovviamente. Ho preso, come sempre, cosa di Harry Potter. Diciamo che di Harry Potter questa volta non c'erano tante cose. Più che altro c'erano cose per la stanza, quindi cuscini, cose per il letto. E non ho voluto prendere cose
troppo ingombranti, ma l'unica cosa che ho trovato che non avevo è questa penna. Voi lo sapete che io ci faccio la collezione, ed è la penna della Nimbus 2000. E qua si apre, praticamente si toglie la scopa e esce la penna, davvero super super carina, e l'ho pagata 2,50 euro. Poi ho preso questo pantaloncino, pagato 14 euro, ed è fatto così. Non è pelle, ovviamente, tipo questo materiale che non so neanche io che materiale sia, però all'interno sembra molto molto caldo, davvero super super carino, ed è fatto così. Mi piace molto, marroncino, perché a me marrone piace. Poi ho preso anche questi leggings che ho pagato 3 euro, raga, comodissimi, cioè i leggings di Primark sono veramente perfetti, molto 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 comodi. Ho preso una taglia in meno perché a me i leggings piacciono aderenti e che non se ne scendano, ovviamente, perché se ne scendono brutti. Allora, leggings normalissimi neri, perché cosa ho preso poi? Ho preso i leggings perché praticamente sopra questi, che ho abbinato con quelle scarpe bianche che vi ho fatto vedere prima, ho preso questa felpa, guardate qua che bella, oversize, ovviamente questa è una taglia M ed è gigantesca, ragazzi, cioè è veramente grande. Queste qua le usano soprattutto per passeggiare eccetera, a me piacciono un sacco queste cose comode, proprio fucsia, è proprio fucsia, ed è con il cappuccio, davvero bella, comoda, mi piace un botto. Poi ho preso questo per le mie prossime chiavi, davvero bellino, ovviamente di Harry Potter, pagato 1,50 euro. Diciamo che ora che sono andata con Daniele non ho fatto le cose molto con calma. Io quando vado da sola da Primark mi giro ogni settore, da proprio lo scavo da cima a fondo, mentre questa volta ho fatto un giro, ho preso le cose che mi piacevano, però la prossima volta che vado devo approfondire meglio, perché sicuramente ci sono delle cose nuove che hanno messo che non ho visto, però va bene. Allora, questo qua è il portachiavi, ovviamente di Grifondoro, e l'ho pagato 1,50 euro, pochissimo. Poi ho preso questa maglietta a mezze maniche, che appena l'ho vista ho detto deve essere mia, perché ragazzi sopra ci sono i bassotti. Ho preso la taglia L perché in realtà io queste magliette qua le metto per casa, ovviamente. Guardate quanto è carino il disegno sopra, guardate questi cagnolini quanto sono bellini, mamma mia quanta polvere. E questa l'ho pagata, mannaccia non si vede il prezzo, ma io non l'ho capito, sì, comunque pochissimo, mi pare o 2,53 euro. Questo è il prezzo di queste magliette qua, che sono comunque molto 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 comode. Sapevo che Primark avesse messo la collezione di Sailor Moon, ma in realtà non ho trovato praticamente niente. Io dagli altri Primark ho visto che c'erano le tazze, i quaderni, le matite, le penne. Da questo Primark qua al centro campagna non ci stava niente, ho trovato solo la tazza, che l'ho pagata 6 euro di Sailor Moon, e ora la vediamo insieme com'è. In realtà io una tazza di Sailor Moon già ce l'ho, ma vediamo questa com'è. Allora, dovrebbe essere termica, quindi con il calore praticamente cambia colore. Da una parte abbiamo Bunny, quindi Sailor Moon, e da una parte appunto la scritta Sailor Moon, e con il caldo, visto che mi faccio le camomille, il tè, le tisane, dovrebbe diventare così. Ho comprato questa camicia, semplicissima, è beige, e l'ho pagata, vediamo, 22 euro, ma se non mi sbaglio era scontata. Comunque l'ho pagata meno, mi pare sui 14 euro l'ho pagato 13. Questa camicia qua beige, che io voglio mettere sopra questo pantalone. Poi ho preso questa maglietta di Topolino, mi piaceva, molto molto easy, mi piacciono le cose molto semplici, tranquille, e l'ho pagata 10 euro, davvero carinissima, da mettere sopra al pantalone marroncino, perché ovviamente è beige e marrone. Abbiamo quest'altra maglia in realtà per casa, abbiamo sopra Simba, ovviamente, e l'ho pagata 15 euro. È molto bella perché è originale Disney, e poi raga è pelusciosa, è morbidissima. Ho trovato nel reparto beauty, non ho preso trucchi questa volta, ma perché non ho avuto tempo purtroppo di guardare bene, ho preso questo che è praticamente il beauty delle super chicche. Poi ho preso questa degli orsetti del cuore, che bello, e ancora non la devo aprire. Questo asciugamano per capelli, che è davvero molto molto ampia. Senti, abbassi la testa, metti la testolina all'interno, arrotoli i capelli e li chiudi. Le ultime cose, ragazzi, davvero carinissime, abbiamo queste cose. Allora, ho voluto comprare delle unghie finte, ho comprato queste e ho comprato queste rosa. Quali vi piacciono di più come colore? Poi qua dentro c'è una cosa
fragilissima, lottoline davvero carinissime, che poi in realtà mia mamma usa sempre e uso anche io per mettere le cosine dentro, di Bambi. Guardate, sono delle tazzine normalissime, super super carine, che mi piacevano. Le ho pagate 7 euro. Il prezzo finale e totale peso 153 euro. Ok, grazie mille a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, intrattenuto come sempre. Vi voglio bene, un bacione a tutti, un abbraccione, e noi ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovo video. Ciao amici.